Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Abbiamo tra le mani l'epistolario numero uno, ovvero il volume che raccoglie le lettere che Padre Pio scriveva ai suoi padri spirituali, Padre Benedetto e Padre Agostino, e le stesse lettere che i padri spirituali scrivevano a lui. Oggi qui per recuperare appunto una lettera del 6 luglio del 1910, quindi ci troviamo dinanzi ad un frate cappuccino, un giovane frate cappuccino, strana malattia che lo costringe a stare a casa, e siamo nel periodo in cui c'è questa forte richiesta di ottenere, ecco, una dispensa affinché questo giovane frate potesse essere ordinato sacerdote quanto prima. Infatti è dello stesso giorno, 6 luglio, la dispensa che ottiene per l'ordinazione sacerdotale del prossimo 10 di agosto. Sarà ordinato sacerdote a Benevento e non insieme agli altri due frati che saranno invece ordinati nella vicina Gesualdo, dove appunto i frati cappuccini vedono le ordinazioni sacerdotali di questi giovani frati. Un dolore acuto, ecco, si racconta in questa lettera che da vari giorni alla base del polmone sinistro un dolore acuto che è venuto a tormentarmi, scrive. Questa volta forse Gesù farà davvero con me, scrive a Padre Benedetto. Questo nuovo dolore è più acuto tra tutti gli altri, mi rende impotente, quasi a qualunque azione, a stento a volte posso articolare anche la parola. Sia benedetta la mano del Signore che mi percuote, mi rende degno, contro ogni mio merito, di soffrire qualche cosa per il suo amore a soddisfazione di tante mie colpe. Ecco, ricevei la sua letterina, scrive, e fu di grandissimo conforto per me. Ma ahimè, padre mio, i giorni non sono tutti uguali. Una nuova nuvoletta è venuta ad offuscare l'orizzonte della mia anima. Una nuova guerra mi va muovendo il principe delle tenebre. Questi, essendo rimasto vinto da una parte per averla ubbidito, confesso certamente non esser mio merito, un'altra battaglia non meno accanita dall'altra mi va facendo. Dietro le innumerevoli tentazioni, scrive Padre Pio a Padre Benedetto, alle quali vado soggetto di giorno in giorno, un dubbio da sconvolgermi anche la mente mi rimane se veramente le ho discacciate. Piango e gemo molto ai piedi di Gesù sacramentato per questo, e molte volte mi è par di essere confortato, ma sembrami pure alle volte che Gesù si nasconda all'anima mia. La penna è impotente a descrivere ciò che passa nell'anima in questi momenti di nascondimento in Gesù. L'incertezza di avere o no discacciate le tentazioni, più che mai l'insidiatore maligno, la fa sentire nell'accostarmi alla Santissima Comunione. Sono dei momenti, Padre mio, di grandissima battaglia. Oh, quanta forza mi debbo fare per non privarmi di tanto conforto. Ed ella, Padre, come la sente intorno a ciò? È il demone che va suscitando, ovvero sono i miei inganni questi, mi dica, padre, come debbo comportarmi? Le torno a ripetere che preferirei mille volte la morte, anziché determinarmi ad offendere Dio. Sì, buono.